Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di una telecamera di sicurezza che ha una caratteristica davvero molto interessante ed è la prima volta che provo una telecamera di sicurezza con questo tipo di caratteristica. Sì, perché questa videocamera di sorveglianza della Seatronic ha come caratteristica principale di avere due obiettivi. Sì, avete capito bene, lei ha due obiettivi, quindi questo gli permette di avere uno zoom ottico. Ma prima di parlare di tutte le sue caratteristiche e di vederla da vicino, a questo punto direi di fare un veloce unboxing per vedere cosa troviamo nella confezione quando la andiamo ad acquistare. Poi vi spiego tutte le sue caratteristiche e cosa è in grado di fare. Troviamo un manuale di istruzioni spiegato benissimo con anche la lingua italiana. Abbiamo un cavo LAN perché questa videocamera ha la possibilità di essere collegata sia a Wi-Fi che con connessione LAN. Poi abbiamo un sacchetto con degli accessori per fissarla al muro e una copertura in plastica nera per proteggere e rendere impermeabile la spina del cavo LAN. Poi troviamo un alimentatore per alimentare ovviamente la videocamera di sorveglianza, che non è dotata di batterie ma va alimentata con la presa di corrente. Ed infine troviamo lei, la videocamera di sorveglianza Seatronic con doppio obiettivo. Lei ha questo doppio obiettivo che gli permette di avere uno zoom ottico. I materiali per quanto riguarda le plastiche sono discrete, niente di eccezionale, perché comunque parliamo di una videocamera di sorveglianza molto low cost che comunque ci dà tantissimo per quanto riguarda le prestazioni. Abbiamo tre cavi, uno per l'accensione, uno per la connessione dell'alimentazione e uno per la connessione del cavo LAN se non dovessimo usare la rete Wi-Fi. Ed ecco qua lei, l'HD Security Camera della Seatronic. Questa videocamera di sorveglianza, che è venduta direttamente da Seatronic sul sito di Amazon, ha anche di vantaggio i prezzi, perché sono videocamere di sorveglianza praticamente accessibili un po' a tutti, perché i prezzi sono davvero molto molto bassi per quanto riguarda questo marchio. Questa videocamera sicuramente la caratteristica principale in questi due obiettivi che gli permettono di avere uno zoom ottico 2x che poi diventa 6x con la parte digitale, quindi è uno zoom ibrido. Cosa vuol dire avere due obiettivi? Che lei quando inquadrerà il soggetto con l'obiettivo quello classico, con l'active track, perché comunque lei è equipaggiata di active track, quindi quando il soggetto viene agganciato, se il soggetto si allontana, lei in automatico a una determinata distanza del soggetto passerà sul secondo obiettivo, che ha uno zoom 2x dato dall'obiettivo, quindi senza perdita di qualità, e poi se il soggetto continuerà ad allontanarsi lei inizierà ad utilizzare lo zoom digitale fino ad arrivare a 6x. Quindi è veramente una caratteristica unica, almeno per quello che mi riguarda, perché di videocamere di sorveglianza ne ho provate davvero tantissime e nella mia esperienza di questi prodotti con doppio obiettivo è la prima volta che mi capita di recensirne una. E poi è impressionante il fatto che funziona davvero bene. Ovviamente questo secondo obiettivo con lo zoom possiamo attivarlo anche noi manualmente, quindi non solo quando lei lo fa in maniera automatica che mentre va a perdere il soggetto, ma possiamo anche noi manualmente andare ad attivare il secondo obiettivo per andare a zoomare. Poi la sua caratteristica ovviamente è anche l'impermeabilizzazione. Lei è IP66, quindi è possibile montarla all'esterno senza nessunissimo problema. Non ha la batteria, quindi ha bisogno di alimentazione come abbiamo visto nell'unboxing, e poi ha la possibilità ovviamente di essere collegata sia a Wi-Fi come in questo momento a quello che è la rete domestica, o anche la possibilità, utilizzando lo spinotto che fuoriesce dalla videocamera, collegarla con un cavo LAN. Quindi abbiamo due possibilità. Qua abbiamo il pulsante d'accensione che lo troviamo sotto a questo tappino come abbiamo visto anche nell'unboxing. Lei è venduta su Amazon a circa 70 euro, quindi come vi dicevo sono prezzi davvero abbordabili. Per quanto riguarda l'obiettivo è un 4 megapixel 2,5K e lei è in grado di ruotare praticamente quasi a 360 gradi.
gradi, sì, perché è in grado di ruotare a 355 gradi e di avere l'inclinazione verso l'alto e verso il basso di circa 90 gradi, quindi abbiamo quasi 360 gradi di copertura. Mentre per quanto riguarda la connessione wifi, è dotata di doppia banda, quindi possiamo andare a connetterla sia sulla 2,4 GHz che sulla 5 GHz, quindi possiamo scegliere noi su quale banda utilizzare per le nostre necessità. Come sapete, la versione 5 GHz per quanto riguarda il wifi porta più dati ma è meno performante nell'attraversare muri o ostacoli, la 2,4 porta un pochino meno dati ma è più performante per quanto riguarda il perforare gli ostacoli che deve attraversare, quindi uno può scegliere quale utilizzare. Quindi ognuno in base alla necessità e al tipo di router che ha può scegliere quale utilizzare. Allora, l'applicazione che dobbiamo utilizzare per questa videocamera di sorveglianza è Sitronic Pro, disponibile sia per iOS che per Android, che ci permetterà di andare a collegare qualsiasi telecamera di videosorveglianza della Sitronic. Quindi con un'unica applicazione andremo a gestire tutte le videocamere di sorveglianza che vogliamo, o più modelli differenti o anche dello stesso modello più telecamere. Quindi a questo punto direi di vedere com'è l'applicazione e le impostazioni che abbiamo disponibili per questa videocamera di sorveglianza con doppio obiettivo. Come abbiamo detto, l'applicazione si chiama Sitronic Pro, disponibile sia per iOS che per Android. Una volta aperta dovremo andare ad associare la nostra videocamera di sorveglianza. Si fa in maniera super semplice, c'è il manuale di istruzioni come avete visto in italiano che vi accompagna passo a passo, e poi comunque all'interno del nostro telefono abbiamo tutte le informazioni che ci dicono cosa fare, perché comunque l'applicazione è in italiano, però adesso state vedendo scorrere comunque la procedura, che è davvero molto basilare, perché è diventato davvero molto semplice andare a configurare ed accoppiare le videocamere di sorveglianza con la nostra rete wifi e la propria applicazione nello smartphone. È davvero diventato super basico, chiunque è in grado di farlo. Allora, andando a cliccare sul nome della videocamera di sorveglianza che volete andare a guardare la live, cioè quello che lei sta inquadrando, è molto semplice, perché comunque avete visto che potete dare il nome che volete mentre la configurate, o comunque andare anche a modificarlo dopo. Io l'ho chiamata Giardino 2, vado a cliccare ed ecco qua che lei mi sta inquadrando. Quindi vedete anche che mi tiene agganciato, se io mi muovo lei gira, ruota, perché comunque vede il mio movimento. Allora, andando a cliccare l'ingranaggio in alto a destra, entriamo nel menu, subito abbiamo gestione notifica degli allarmi, qua possiamo andare a decidere tutte le impostazioni per quanto riguarda la notifica e il rilevamento dei movimenti. Allora, andando ad attivare il rilevamento push, andrò ad attivare le notifiche, quindi a questo punto mi arriveranno le notifiche direttamente nello smartphone per quanto riguarda il rilevamento di movimento. Mentre sotto troviamo allarme telecamera, dove possiamo andare a configurare tutto quello che riguarda il sensore di movimento e anche tutto quello che è appunto la tipologia di soggetto che viene rilevato, perché possibile scegliere tra veicolo o persona. Infatti, se io entro adesso in tipo di identificazione, vedete, possiamo scegliere riconoscimento umanoide o riconoscimento veicolo umano, quindi è possibile avere questa impostazione. Poi c'è possibile e poi c'è la possibilità di regolare tutte le varie sensibilità per quanto riguarda appunto il sensore di rilevamento. Mentre sotto troviamo attivazione dell'allarme sirena. Cosa vuol dire? Che lei è dotata di sirena che possiamo andare ad attivare o disattivare in base alla nostra necessità. Se vogliamo avere anche un avviso sonoro, possiamo attivargli la sirena. Adesso la vado ad attivare, quindi preparatevi che farà veramente tanto rumore. Una volta attivata, quando lei rileva un movimento, eccolo, è arrivato. Vedete che poi possiamo scegliere tra allarme, abbaio canino o registrazione personalizzata. Adesso vado a disattivarla, se no continua a suonare. Cosa vuol dire? Che possiamo registrargli noi un tipo di suono, un tipo di avviso, utilizzare i due disponibili. Lei è impostata a 10 secondi, ma possiamo, se io vado a attivarla ancora, ecco, lo sapevo, vedete che è impostata a 10 secondi, ma possiamo arrivare fino a 30. Adesso
vado subito a disattivarla ancora, altrimenti diventa un incubo. Dopodiché abbiamo impostazioni audio, dove possiamo andare ad attivare e regolare i volumi sia dell'ingresso che dell'uscita, perché comunque lei ha un altoparlante, quindi se noi parliamo attraverso il telefono, l'audio uscirà dalla videocamera e viceversa. Se vogliamo, possiamo sentire tutti i suoni che ci sono intorno alla videocamera e sentirli nel nostro smartphone. Poi abbiamo registrazione piano scheda SD. Qua possiamo andare ad abilitare o meno la registrazione sulla scheda SD che va inserita qua sotto, e poi abbiamo la lunghezza della registrazione, quindi possiamo andare a decidere quanto vogliamo sia lunga la registrazione. Possiamo arrivare fino a 900 secondi o scorrere e portarla a quanto vogliamo, quindi abbiamo libertà sulla lunghezza di registrazione. Dopodiché abbiamo impostazione dell'ora, questo è importante perché possiamo andare a fare la sincronizzazione col telefono, quindi andare a sincronizzare l'ora di quello che è l'applicazione che si andrà a sincronizzare con quello che è il nostro telefono, per avere appunto nel video o nella foto l'orario e la data sempre esatte. Poi vedete che abbiamo anche salva fuso orario del dispositivo, quindi se io clicco sopra andrò ad impostare il fuso orario, quello che ho impostato nel mio telefono. Dopodiché abbiamo impostazioni predefinite, ci fa tornare alla telecamera originale, quindi con le impostazioni base, e poi in informazioni dispositivo è importante perché c'è controllo aggiornamento. Qua è possibile andare a cercare un aggiornamento. In questo caso vedete, ho già l'ultima versione dell'aggiornamento firmware della telecamera, perché è sempre importante tenere aggiornati i firmware dei dispositivi per dargli ovviamente sia il massimo delle prestazioni che anche risolvere magari dei bug che sono nel firmware precedente. Adesso volevo farvi vedere il discorso delle notifiche, che poi andrò subito a disattivare, se no continuano a uscirmi. Se io vado ad attivare ricezione allarme push, vedrete che adesso in un attimo mi arriverà una notifica che mi avvisa che è stato rilevato un movimento. Adesso io vado a muovermi. Ed ecco qua che è arrivata, vedete, giardino 2 con l'avviso di notifica, e questo vuol dire che lei ha rilevato un movimento. Adesso le vado a disattivare, altrimenti continua ad arrivare all'infinito. Allora, torniamo in quello che è la live. Quindi adesso la telecamera mi sta inquadrando. Vedete che nella schermata principale della live possiamo scegliere tra SD o HD, la qualità del ritorno video, quindi questo in base alla rete che abbiamo. Quindi se la nostra rete è molto prestazionale potremo scegliere HD, mentre se la nostra rete non è prestazionalissima, allora a quel punto è meglio scegliere SD. Io lascio quasi sempre SD nelle videocamere di sorveglianza, perché comunque preferisco avere un'immagine bella fluida senza troppi rallentamenti. Sotto vedete che abbiamo il simbolo con l'altoparlante. Se io lo vado ad attivare, adesso non lo attivo, se no si crea un casino. Andandolo ad attivare, sentirò tutti i suoni che entrano nella videocamera, li sentirò nello smartphone. Poi abbiamo il simbolo della videocamera, in cui se io vado a cliccarci sopra andrò a far partire volontariamente una registrazione. Dopodiché sul lato destro abbiamo il simbolo della macchina fotografica. Se io ci clicco sopra vado a scattare una foto, vedete, istantanea, salvata. E mentre sotto abbiamo il simbolo del microfono. Cosa vuol dire? Che se io ci clicco sopra, adesso lo so che succederà un casino, non l'ho fatto prima con l'altoparlante, lo faccio adesso con il simbolo del microfono. Tenendo premuto, vedete, l'audio che entra dal telefono esce dalla videocamera di sorveglianza. Ovviamente adesso vado a lasciare, altrimenti diventa un frastuono incredibile. Dopodiché, andando a far scorrere verso sinistra, abbiamo quello che è il controllo della videocamera, nel senso che abbiamo una sorta di joypad che ci permette di andare a controllare i movimenti della videocamera, facendolo alzare verso l'alto, verso il basso, verso sinistra, verso destra. Cioè, avete capito che comunque lei si muove in maniera molto reattiva. Poi vedete che abbiamo due simboli in alto, un illuminato di blu che è l'obiettivo standard. Se io vado a cliccare l'altro simbolo che ho a sinistra, ecco che lei passa in modalità zoom, quindi utilizza sia lo zoom ottico dell'altra lente e lo zoom ibrido, cioè usando la versione digitale. In più, usando più e meno, posso andare a zoomare ulteriormente, vedete, o allontanarmi. Quindi abbiamo uno zoom veramente molto performante. Questo con un utilizzo manuale, ma se io scorro ancora verso sinistra, ho la possibilità di andare ad attivare varie funzioni. Vedete che ho inseguimento intelligente, ed è per quello sto che
lei continua ad inquadrarmi, perché ho attivato, vedete, nel menu tracciamento mobile e zoom tracking. Quindi attivando queste due funzioni, in automatico lei seguirà il soggetto tenendolo inquadrato, e quando il soggetto si allontana con lo zoom tracking posso andare ad riavvicinare praticamente il soggetto quando lo sta perdendo, utilizzando appunto il suo zoom. Poi ho la possibilità di andare a fare anche modalità visione notturna, quindi se io clicco qua posso andare a dirgli che tipo di visione notturna voglio utilizzare, perché lei, come avete visto, ha 6 LED frontali che gli permettono di avere una visione notturna anche a colori. Andando ad accendere appunto questi 6 LED, lei avrà una visione a colori, mentre se li tengo disattivati, lasciando ordinario, lei non utilizzerà i 6 LED ma utilizzerà il sistema di infrarossi, quindi vedremo in bianco e nero e non andrà ad accendere i 6 LED. Mentre se lasciamo intelligente, andrà a decidere lei cosa è meglio fare in quella situazione. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che è in grado di fare lei, l'HD Security Cam di Seatronic, telecamera con doppio obiettivo, con zoom ottico e digitale, quindi uno zoom ibrido che veramente gli dà un qualcosa in più rispetto a tante altre videocamere di sorveglianza. E come abbiamo detto, il suo prezzo è di circa 70 euro, trovate qua sotto il link in descrizione di Amazon se volete dargli un'occhiata, se la volete acquistare. E se questo mio video in cui vi ho portato questa mia recensione vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di lei erano arrivati tanti spoiler. Sempre si va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerto dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lei quando è in offerta trovate sicuramente nel mio canale Telegram Offerte la promozione. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.